Sì. Buonasera, buonasera e un cordiale benvenuto a Palazzo Chigi, alla Nazionale di Calcio dell'Italia campione d'Europa, al tennista Matteo Berrettini, ai giovani campioni dell'atletica leggera e ai rispettivi dirigenti e accompagnatori e a tutti gli ospiti convenuti. Iniziamo questa breve cerimonia con un intervento del presidente del CONI, Giovanni Malagò, che invitiamo sul palco. Grazie. Prima dell'intervento del dottor Malagò c'è l'esecuzione dell'inno nazionale. Grazie. Signor Presidente Draghi, signori ministri, sottosegretario Vezzali, sottosegretario Garofoli, autorità, felice, giornata meravigliosa, sicuramente per lo sport italiano, per il Paese intero. Felice di rappresentare questo meraviglioso mondo di 44 federazioni, di 19 discipline sportive, 19 benemerite, 15 enti di promozione, un mondo di 12 milioni di tesserati che sicuramente negli ultimi mesi hanno sofferto moltissimo la realtà storica che voi ben conoscete. Di queste federazioni oggi tre ci hanno reso ancora più orgoglioso di quello che era normalmente il voler sentirci italiani: la Federazione Italiana Gioco Calcio e il suo presidente Gravina, la Federazione Italiana Tennis con il suo presidente Angelo Binaghi, la Federazione Italiana Atletica Leggera e il suo presidente Stefano Mei.
tre federazioni che è sempre sbagliato fare dei confronti, ma rappresentano qualcosa di più e di diverso rispetto probabilmente a tutte le altre. La forza e la popolarità del calcio, anche in termini sociali, l'enorme capacità di rendere conosciuto a tutti il tennis e la sua oramai acclarata universalità, e l'atletica leggera, quello che insieme alla ginnastica che ha dato via a tutto, al movimento, alla storia in assoluto del voler da parte degli uomini e delle donne cominciare a pensare, a ragionare in termini di attività motoria. I risultati della nazionale che ha vinto l'europeo, che abbiamo da subito intuito che potessero essere da preludio a quello che è una epopea, un momento storico probabilmente forse unico nella storia del nostro paese, la meravigliosa prestazione di Matteo Berrettini e i risultati di queste ragazze, di Nadia, di Gaia, di Alessandro, di Andrea, di Simone nell'atletica, ci riempiono di orgoglio e soprattutto ci fanno ben sperare per questa straordinaria spedizione che sta partendo, anzi molti sono già a Tokyo, li raggiungerò a breve, il motivo che non sono potuto andare a Wembley è proprio e a Wimbledon è l'impossibilità del governo giapponese di riconoscere, salvo fare quarantene in Giappone, la possibilità di esserci. È la spedizione più numerosa di sempre, di uomini e di donne. E questo è un ulteriore auspicio e soprattutto sappiamo che come se ci avessero la nazionale italiana, il commissario tecnico Mancini, Vincenzo Santopadre, gli allenatori, dato un testimone che tutta l'Italia ci accompagna perché oggi più che mai si sente con lo sport e per lo sport questa unità nazionale che è sicuramente il più prezioso regalo che ci avete fatto con gli atleti. Grazie Roberto, grazie Vincenzo, grazie voi, a tutto il Paese e io che sono onorato veramente di rappresentarlo con lo sport. Complimenti a tutti e grazie Presidente Draghi di poterci ospitare. Grazie. Intervento del Segretario Generale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Alessandro Londi. Volevo ringraziare il Presidente Draghi e tutte le istituzioni che ci hanno consentito di essere qui in questa festosa giornata di sport. Per noi rappresentare il mondo dell'atletica, che non deve essere considerato uno sport minore, perché tutti gli atleti hanno pari dignità, quindi vestiamo tutti la maglia azzurra e rappresentiamo la nazione intera. Quindi io ringrazio i nostri atleti che ieri hanno eguagliato la prestazione dei nostri amati giocatori di calcio, raggiungendo una prestazione formidabile ai campionati europei di Tallinn. Sappiamo benissimo che il nostro Presidente del Consiglio è stato un nostro tesserato e ha partecipato a quattro mezze maratone, raggiungendo anche traguardi prestigiosi. Quindi per noi rappresenta sicuramente un motivo di orgoglio. Quindi io faccio in bocca al lupo a tutti quanti, sicuro e certissimo che nelle prossime Olimpiadi avremo sicuramente altre giornate altrettanto degne di rappresentare questo movimento. Grazie. Adesso la parola al Presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi. Signor Presidente, onorevoli ministri, a nome del tennis italiano la ringrazio per averci dato l'onore di essere presenti oggi a celebrare due grandissimi successi dello sport italiano. Noi del tennis siamo molto emozionati, non siamo abituati a questo tipo di successi. Ieri ho riaperto il nostro libro dei sogni, mancava la pagina della finale di Wimbledon. Presidente, pensi che ogni anno, per 144 anni della nostra storia, abbiamo sognato di raggiungere questo risultato per il nostro paese. Ce l'abbiamo fatta con un ragazzo che non è un fuoriclasse come Federer, è molto di più, è un grande campione che si è costruito in Italia con una famiglia straordinaria,
utilizzando tutto quello che il nostro Paese offre in termini di società sportive, di cultura sportiva, con un tecnico straordinario come Vincenzo Sattropadre. Rappresenta in poche parole, contrariamente a tanti suoi colleghi, il meglio del Made in Italy, che oggi nel mondo dello sport noi possiamo esportare in tutto il mondo con grande successo. Siamo entrati, grazie a Matteo, in un'altra dimensione. Però mi sento di poterle dire che nei prossimi anni anche il nostro sport, me l'hanno promesso i ragazzi, a cominciare da Matteo, porteranno grandi successi e grande lustro al nostro Paese. Grazie. Ora la parola al presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Gabriele Gravina. Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, è con immenso piacere che abbiamo accolto l'invito ad essere ricevuti a Palazzo Chigi, per il quale la ringraziamo insieme a tutto il suo governo. Un governo che ha contribuito in maniera fattiva al successo organizzativo di un campionato europeo entrato nella storia prima ancora di essere giocato. Dopo mesi di sofferenza e difficoltà, Euro 2020 è stato l'evento della ripartenza con Roma e il suo pubblico protagonista, ma è stato soprattutto il torneo che ha esaltato i valori della nazionale azzurra. Si è appena conclusa un'esperienza sportiva esaltante che ha segnato un nuovo approccio culturale per il mondo del calcio che abbiamo ribattezzato Nuovo Umanesimo. Roberto Mancini e tutti gli azzurri hanno vissuto e incarnato un apprezzato senso di coesione e di appartenenza che ha unito un paese intero. Valori quali il sacrificio, l'amicizia, il desiderio di condividere emozioni e l'esaltazione del concetto più alto di squadra hanno confermato come il successo di un gruppo si fonda sulla forza delle individualità messe però a servizio del collettivo. In questo senso, gli azzurri rappresentano un esempio positivo per il Paese, un messaggio di bellezza che fa bene all'Italia. Non solo in termini di passione e di fiducia verso il futuro, ma anche in termini economici, perché la vittoria conseguita attraverso il bel gioco e un'identità ben definita rappresenta un incentivo a dare sempre il meglio di noi stessi in tutti i settori. Il calcio e la nazionale italiana concorrono a fare il nostro paese più credibile e stimato, maggiormente inclusivo e anche più ricco. Non a caso tutte le maggiori ricerche stimano l'impatto della grande vittoria di ieri nello 0,7% del PIL. L'azzurro quindi non rappresenta solo un patrimonio di speranza, ma anche un'opportunità di crescita economica e di benessere diffuso per i quali la FIGC lavora costantemente, insieme allo sviluppo del calcio giovanile e alla promozione dei valori dello sport. Questa nazionale racchiude in sé l'immagine più bella dell'Italia, ben oltre le vittorie sul campo. Siamo orgogliosi di aver contribuito a generare entusiasmo positivo nei nostri connazionali e nell'aver affascinato anche altri popoli europei che hanno visto negli azzurri una squadra amica da sostenere e tifare nella storica finale di ieri sera a Londra. Grazie, signor Presidente. Ora la parola al Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi. Ma i Presidenti mi scuseranno se oggi non do loro la precedenza. Inizio con il Commissario Tecnico Roberto Mancini, col Capitano Giorgio Chiellini, Matteo Berrettini e Vincenzo Santopadre, Dalia Caddari, Gaia Sabatini, Simone Barontini, Andrea Dalla Valle e Alessandro Sibilio,
e tutti gli atleti qui presenti insieme agli allenatori. Ora arrivo ai presidenti. Presidente Malagò, presidente Gravina, presidente Binaghi, segretario generale Landi e un saluto collettivo da me, un ringraziamento profondo dal governo che è qui rappresentato in gran parte oggi pomeriggio e anche un ringraziamento da tutto lo staff di Palazzo Chigi che ha affacciato le finestre qui e vi guarda da sopra. E voi, vorrei ringraziarvi perché il vostro successo, i vostri successi sono stati straordinari. Straordinari in che senso? Beh, la nazionale di calcio ha vinto il campionato europeo dopo oltre 50 anni. Matteo Berrettini è stato il primo italiano a giocare la finale del torneo singolare di Wimbledon in quasi, come ha detto il presidente Binaghi un attimo fa, un secolo e mezzo di storia. E la squadra Under 23 di atletica leggera si è classificata al primo posto nel medagliere agli europei, l'unica volta in 13 edizioni. Ci avete fatto emozionare, commuovere, gioire, abbracciare. Io sono sempre stato orgoglioso di essere italiano, sempre. Ma questa volta noi abbiamo festeggiato insieme le vostre vittorie e quello di cui ci avete resi orgogliosi è di essere uniti in questa celebrazione in nome anche dell'Italia. Oggi lo sport segna in maniera indelebile la storia delle nazioni. Ogni generazione ha i suoi ricordi. La Coppa Davis del 76, l'urlo di Marco Tardelli nella finale dell'82, il record del mondo a Città del Messico di Piero Mennea sui 200 metri piani, Francesca Schiavone e Flavia Pennetta che vincono sui campi del Roland Garros e di Flushing Meadows, i secondi posti della nazionale di calcio ai mondiali del 94, agli europei del 2000, fino al trionfo nella notte di Berlino. Oggi siete voi a essere entrati nella storia. Con i vostri sprint, i vostri servizi, i vostri gol, le vostre parate. Dove stai? E che parate? Grazie. Con lo spirito di squadra e il gioco di squadra forgiati dal commissario tecnico Roberto Mancini. Con i vostri sforzi, i vostri sacrifici, penso tra l'altro alle lacrime di Leonardo Spinazzola. Un grande applauso. E non sono qui, ma voglio ringraziare tutte le vostre famiglie che vi hanno sostenuto. Si parlava prima della famiglia di Matteo, ma tutti voi avete una famiglia che vi ha sostenuto, vi ha incoraggiato, è stata paziente. Tutti noi abbiamo avuto questa famiglia, ma nel caso vostro devono essere stati molto più pazienti. Quindi brave mogli, brave famiglie e bravi nonni anche. Avete rafforzato in tutti noi il senso di appartenenza all'Italia e ci avete messo al centro dell'Europa, come dimostrano i tanti messaggi di congratulazioni arrivati in queste ore, anche a me personalmente. Lo sport insegna, unisce, fa sognare. È si dice una parola un po' così, però è vero, è un grande ascensore sociale, è un argine al razzismo. È uno strumento di coesione, soprattutto in periodi difficili, come quello che abbiamo vissuto. Il governo ha deciso di investire nell'attività sportiva, molto, specialmente anche, direi, soprattutto quella per i più giovani. E per questo, e anche nelle scuole, per questo voglio ringraziare la sottosegretaria Vezzali, che ha fatto molto per dirigere l'investimento anche in questo settore.
Ma vogliamo anche aiutare la prossima generazione di campioni, come diceva il presidente Binaghi. Beh, nel tennis c'è molto, già, occorre coltivare. Quella che cresce oggi e vede in voi il proprio modello. Voi siete dei modelli. Beh, pensavo per generazioni, ma siete modelli anche per noi. Concludo facendo i più sentiti auguri a tutti gli atleti e le atlete che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo. L'Italia vi accompagna nella vostra rincorsa verso la gloria delle Olimpiadi. Abbiamo voglia, tanta voglia di vivere altre notti magiche, come quelle che abbiamo vissuto in questi giorni, soprattutto naturalmente anche ieri. Grazie. Presidente, resti pure sul palco perché chiediamo al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport, Valentina Vezzali, e al Presidente del CONI, Giovanni Malagò, di raggiungere il Presidente sul palco. Ora invitiamo gli atleti della Federazione Italiana Medaglie d'Oro ai campionati europei di atletica leggera, Under 23, accompagnati dal segretario generale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Alessandro Londi, per la consegna di medaglie ricordo. Prego. Anche gli atleti. Gli atleti sono Dalia Cardari, titolo europeo sui 200 metri, Simone Barontini, 800 metri, Andrea Dalla Valle, salto triplo 17 metri e 5 centimetri, Gaia Sabatini sui 1500 metri, Alessandro Sibilio 400 metri ostacoli. Un applauso a tutti loro. Sistematevi per una bella fotoricordo. Grazie. Vi potete accomodare. Invitiamo adesso il tennista Matteo Berrettini. E il presidente della Federazione Tennis, Angelo Binaghi, l'allenatore Vincenzo Santopadre, per la consegna della medaglia ricordo. Matteo Berrettini ha disputato ieri la finale del prestigioso torneo internazionale di tennis di Wimbledon, sfidando il numero uno al mondo Novak Djokovic. Un applauso per la straordinaria prestazione. Grazie, potete accomodarvi. E ora chiamiamo sul palco il commissario tecnico della Nazionale e i giocatori della Nazionale di Calcio dell'Italia, campione d'Europa, accompagnati dal Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Gabriele Gravina. Attenzione, fermi, vi chiamo uno alla volta, sennò... Ok, quindi l'omaggio a Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, poi Francesco Acerbi, Nicolò Panella, Alessandro Bastoni, Andrea Belotti, autore di un gol nei rigori contro la Spagna, ricordiamolo, Domenico Berardi, che ha provocato l'autogol nell'incontro con la Turchia e ha segnato un gol sul rigore contro l'Inghilterra, Federico Bernardeschi, un gol nei rigori con la Spagna e uno nella finale di ieri con l'Inghilterra. Leonardo Bonucci,
un gol nei rigori con la Spagna, uno nella finale sempre sui rigori con l'Inghilterra e soprattutto il gol del pareggio di ieri. Gaetano Castrovilli, il capitano Giorgio Chiellini, Federico Chiesa, un gol con l'Austria e un gol con la Spagna. Brian Cristante, Giovanni Di Lorenzo, Gianluigi Donnarumma, miglior portiere degli europei di calcio 2020. Un saluto anche a Emerson, che oggi è assente, se non sbaglio. Alessandro Florenzi, Ciro Immobile, un gol con la Turchia e uno con la Svizzera. Lorenzo Insigne, un gol con la Turchia e uno con il Belgio. Giorginho, un gol su rigore con la Spagna, il rigore decisivo. Manuel Locatelli, doppietta con la Svizzera. Alex Meret, Matteo Pessina, un gol con l'Austria. Giacomo Raspadori, Salvatore Sirigu, e Leonardo Spinazzola. Rafael Toloi e infine Marco Verratti. La foto di rito con i campioni della nazionale di calcio. Invitiamo anche Berrettini e il suo allenatore sul palco per una foto allargata e anche gli atleti di Atletica Leggera con i rispettivi presidenti e segretario generale. E tutti quanti noi che assistiamo a questa bella cerimonia rivolgiamo un calorosissimo applauso a questi campioni. Grazie, grazie mille. Ecco. Bene, grazie, grazie a tutti. Adesso la banda musicale Interforze eseguirà Parata d'Eroi a chiusura di questa cerimonia. Grazie ancora a tutti per la partecipazione e grazie soprattutto ai campioni che ci hanno reso queste giornate belle e ci hanno riempito d'orgoglio. Grazie.
andrà riposo.